Allora, grazie Presidente. Come ricordava il consigliere Pelonzi, la Commissione urbanistica si è riunita da poco, le dico la data, il 22 marzo scorso, per discutere appunto di questo argomento e per audire gli uffici per essere messi a conoscenza sullo stato di attuazione dell'iter procedimentale per la realizzazione del depuratore di Traiata. Siamo ovviamente tutti quanti coscienti del fatto che sia un'opera fondamentale, un'opera prioritaria per quel territorio, un'opera da realizzare con urgenza. Tuttavia, sappiamo tutti che negli ultimi anni, in seguito alla emanazione del decreto legislativo 50/2016, il nuovo codice degli appalti, tutte le opere che afferivano ai consorzi di recupero urbano, le cosiddette ACRU, hanno subito una battuta di arresto perché tali opere a scomputo devono essere realizzate e, diciamo, rispettando lo stesso codice degli appalti. Tuttavia, sin dal primo momento, questa amministrazione si è impegnata per far sì che questa opera fondamentale per un'area estesa del 14° municipio e vicina al 15° si potesse realizzare nelle more della diciamo, modifica della delibera 53, che è quella appunto sui consorzi di recupero urbano. Poiché i tempi per l'approvazione di questa delibera abbiamo visto che si erano allungati, e per fare in modo che quindi quest'opera comunque trovasse un modo, una strada per essere attuata, ci siamo impegnati, grazie alla collaborazione dell'assessorato e degli uffici che hanno lavorato con grande sinergia e con grande impegno, a trovare appunto una strada alternativa. E questa strada alternativa, che consentirà la realizzazione in breve tempo di questo depuratore, l'abbiamo illustrata appunto lo scorso 24 marzo in commissione. Sostanzialmente verrà costituito un super consorzio in cui si riuniranno vari consorzi che dovranno impiegare i fondi per la realizzazione di quest'opera. Questo superconsorzio fungerà da stazione appaltante, quindi avrà tutta la responsabilità della gestione della gara, dell'affidamento dei lavori, si sostituirà quindi in questo all'amministrazione, per cui con questa nuova modalità l'opera non si configura più come un'opera a scomputo da realizzare all'interno di un toponimo, ma essendo lo strumento urbanistico decaduto, la si potrà realizzare considerandola come opera pubblica realizzata da stazione appaltante esterna all'amministrazione. Quindi è stata illustrata alla cittadinanza la modalità che è stata messa in piedi. Abbiamo anche dato informazioni sul fatto che le procedure sono stato avanzato perché il progetto è stato approvato, ci sono stati confronti anche con Acea, per cui avremo alla fine la realizzazione di un depuratore, diciamo, di ultima generazione con le tecnologie più avanzate. Ci hanno addirittura detto che l'acqua che uscirà da quel depuratore sarà quasi considerata acqua potabile. Quindi i progetti definitivi sono stati Consigliere, le chiedo di approvati. andare a con. E le procedure di esproprio sono state definite e si sta preparando la delibera di giunta che andrà ad approvare il progetto dell'opera, a valle della quale verrà stipulata la convenzione tra Roma Capitale e i consorzi. Quindi ho voluto un po' un attimo ripercorrere velocemente quello che abbiamo trattato in commissione, semplicemente per dire che noi riteniamo questa mozione semplicemente superata, perché quello che è contenuto in questa mozione in realtà quello che l'amministrazione si è impegnata a fare, sta facendo e sta portando avanti, per cui il Movimento 5 Stelle voterà contrario. Grazie.